Sono Nardo Federico, il presidente dell'associazione ANPI, sezione di Camponogara, sezione che prosegue nel suo programma di valorizzazione delle vicende che hanno portato alla liberazione dal fascismo nel 1945 e alla Costituzione Repubblicana del 1948. E per rendere testimonianza del contributo che anche i cittadini e le cittadine di Camponogara hanno dato a quegli eventi, ha proposto al comune di Camponogara di intitolare una via alla partigiana Irma Natalina Boscaro della brigata garibaldina Franco Sabatucci, battaglione Antonio Gramsci. In occasione di questa intitolazione, pubblichiamo questa testimonianza per tramandarne la memoria alle future generazioni. Contemporaneamente alla richiesta di intitolare una via a Irma Natalina Boscaro, è stata avanzata la richiesta di intitolare una via alla maestra Domenica Pindon, altra figura partigiana di prima ora appartenente alla brigata Guido Negri. Adesso do la parola a Rosalia Tassetto, componente del direttivo ANPI di Camponogara, che vi leggerà alcuni passi della nostra pubblicazione. Irma faceva parte di una numerosa famiglia che abitava nel casermon di Premaore con altre famiglie. Erano 70-80 persone che condividevano il cortile e le abitudini di vita. Sorella di Silvestro Boscaro, capo riconosciuto del nucleo di partigiani comunisti di Premaore, appartenenti al battaglione garibaldino Antonio Gramsci, comandato da Nazareno Vego. Del gruppo faceva parte anche il nipote Achille di soli 16 anni. Irma era classificata come staffetta partigiana, ma il suo ruolo non era di semplice portaordini, aveva un ruolo anche di combattente. Figura esile, minuta, sempre in movimento, mai stanca, cresciuta a fianco del fratello Silvestre, che con lui andava a caccia nei campi, armata di fucile. Sapeva cavalcare, sparare con la pistola e altre armi militari. Cito alcuni episodi della sua vita partigiana. I fascisti un giorno cercarono il fratello Silvestro, ma non lo trovarono. Vogliono arrestare il padre, ma il padre Virginio è un uomo troppo anziano e allora scelgono altre vittime, arrestano le due sorelle più giovani. Sotto la minaccia di fucilazioni, Irma e Servida sono prelevate con la prospettiva di essere deportate. Giunte a Mestre, sono già sul carro di un convoglio ferroviario destinato in Germania, ma arrivano gli aerei alleati che iniziano a colpire la stazione con il bombardamento. Le due sorelle non si perdono di coraggio, saltano dal carro e, complici una grande confusione, fuggono verso casa e si rifugiano per alcuni giorni nelle valli della Laguna di Venezia, già rifugio di tanti partigiani e dove da tempo Irma si reca nel suo compito di staffetta a portare sostegno al fratello Silvestro. Il suo coraggio rasenta il limite della provocazione. Quando, dopo un attentato compiuto lungo la linea ferroviaria per Adria, le viene proposto di andare a verificare i risultati dell'azione. Il giorno dopo Irma si reca a Piove di Sacco, si presenta nella casa del fascio, entra nella camera ardente dove erano stesi i corpi delle vittime, chiedendo di poter vedere se tra queste c'era il suo fidanzato. Si avvicina ad uno e lo bacia fingendo di piangere afflitta da grande dolore. Riceve così la partecipazione e onore dei fascisti presenti e quel giorno pranzerà anche con loro. Ritornerà a Premaore riferendo che erano morti due tedeschi e un brigatista nero di Adria. Con la liberazione si conclude anche per Irma Natalina Boscaro il periodo intenso della sua vita partigiana nella Resistenza. Un'esperienza difficile e rischiosa che lei ha affrontato con impegno totale, senza riserve. Ogni tanto torna il forte desiderio di parlare, di trasmettere ad altri la sua storia, attraverso i colloqui con la figlia e con la nipote nei momenti di intimità.
Ricordi esaltanti che suscitano in lei una punta di orgoglio quando afferma con forza: «Io sono stata partigiana». Un solo desiderio come riconoscimento del suo impegno. Quando sarà il giorno del mio ultimo viaggio, accompagnatemi con la bandiera rossa, bianca e verde dei partigiani di Camponogala. E so che Gabriella, la figlia, l'ha accontentata.